Quest'arma fa schifo di Horizon. Oggi vediamo una delle armi peggiori di Borderlands 3, una schifezza unica. Horizon è uno shotgun leggendario tediore di qualunque elemento, compreso il non elementale. E il suo effetto è il seguente. Non ha nessun effetto speciale quando sparate o altre cose. Ha un effetto speciale solo alla ricarica. Quando andate a lanciarla, diventerà un proiettile con un'enorme bolla rossa intorno, con scritto sparami, shoot me. E se sparate a quest'arma quando la lanciate, si fermerà sul posto, creerà un'enorme esplosione e poi una singolarità che attirerà i nemici. Se non sparate all'arma, andrà alla ricerca di un nemico, lo colpirà e farà un'esplosione senza la singolarità. Fine. Non ha altre particolarità. E allora perché fa schifo? Perché il danno di quest'arma è letteralmente inesistente. Un intero caricatore per eliminare un nemico base. Una ricarica con un intero caricatore non va neanche a eliminare un nemico duro. Stiamo parlando di uno shotgun, eh? Di shotgun abbiamo solo 250 colpi. Se io butto via 12-15 colpi con un'esplosione tediore e non elimino neanche un nemico medio, non duro, medio, abbiamo un problema, raga. E purtroppo l'Horizon ha questo problema. È veramente penosa, davvero. Ogni volta che la vedo, boh, disgustosa. Per fortuna è un drop dedicato. Non è dedicato e world drop, ma è solo dedicato, quindi non la potrete ottenere per caso. La potrete ottenere solo da un singolo miniboss e non la vedrete mai se non andate da quel miniboss, quindi che bello! Ora, se vi volete veramente del male e volete usare quest'arma, quale miniboss dovete andare a trovare? Dovete andare a trovare Maxi Trillion alla Voracious Canopy Sweden 6. Dovete andare all'interno della navicella del gioiello di famiglia e in una delle ultime stanze avrete una stanza dove ci sarà Maxi Trillion. Ora, è un miniboss anche abbastanza infame, perché usa le mani rotanti per rispedirvi indietro i proiettili, quindi dovete stare attenti a come lo eliminate o eliminarlo prima che le attivi. Una volta eliminato avrete circa il 10% di possibilità di drop rate di ottenere quest'arma. Quindi non è neanche facile, cioè oddio, 10 kill la ottenete. Però non è neanche tanto veloce da ottenere, pensate un po', che schifo. Detto ciò, per quanto riguarda il Godroll, perché se non trovate un Godroll quest'arma è ancora peggiore, pensate un po', sarà una versione che a 72 Chaos 10, congelante, abbia un danno di 12.788 per 13.